19esima edizione di Ristorespo. Siamo con Giovanni Ciceri, presidente di Lario Fiere, ideatore e curatore di Ristorespo, giunto alla 19esima edizione. Quest'anno avete scelto, come sempre anticipando un po' tutta Italia, un tema provocatorio: anarchia enogastronomica. Sì, speriamo che lo sia, comunque lo è stato, ho sentito il dibattito. Abbiamo visto che sostanzialmente non ci sono più tendenze, non ci sono più regole, non ci sono più una tendenza che si impone su un'altra, per cui c'è una grande libertà. La mancanza di regole comporta che non vi siano più mode, ma grandissime individualità che spero e speriamo che emergano nel corso di questo anno e dell'anno prossimo. Quindi la presenza dei giovani, la presenza di Davide Scavin e di tanti altissimi personaggi del massimo livello come Cuttaia e Glesgorelli e quant'altri che partecipano a queste manifestazioni dovrebbe evidenziare come ci sono tutte queste potenzialità e ci sono tutte queste grandi evidenze nel mondo della gastronomia. A Ristorespo, Davide Scavin con Balzero di Rivoli, non bisogna smettere di esplorare il gusto. Assolutamente, se ci si ferma nell'esplorare gusto vuol dire che non si guarda avanti, non si cerca nel futuro. Se non si guarda al futuro non c'è movimento mentale e vuol dire che ci stiamo fermando e ci stiamo appiattendo. Sempre in movimento, sempre in ricerca. Quando hai trovato qualcosa devi mettere un altro step per ripartire. Il tema di quest'anno è anarchia enogastronomica, ma è veramente così? Beh, purtroppo io la vedo come accezione negativa, perché questa anarchia vuol dire che per me c'è un po' di omologazione, quindi non si sa più bene cosa fare, quindi vale tutto. Direi che quando succede questo siamo in un periodo che non è il massimo, anche se siamo nel momento migliore probabilmente per quello che è la rinascita della gastronomia italiana, però siamo proprio nel passaggio dove deve nascere un nuovo genio italiano e che porti avanti con la sua visione un nuovo movimento. Marco Stabile, presidente dei Giovani Ristoratori d'Europa, intanto quanti siete? Adesso siamo 84, tra poco, subito dopo il nostro congresso a inizio di aprile, saremo quasi 90. Per cui una generazione di giovani professionisti, giovani chef che stanno dettando un po' la nuova linea della cucina in Italia? Assolutamente, il bello del nostro gruppo è che siamo tutti imprenditori e dentro ci sono da meno gen a molto giovani, che vuol dire che ci autocostruiamo un futuro, ovvero ci influenziamo, ci insegniamo e cresciamo in modo molto rapido. Ci sarà da vederne delle belle a breve, sicuramente un movimento che avrà qualcosa da dire in Italia. Fabrizio Ferrari, chef al Porticciolo di Lecco, una stella Michelin conquistata nel 2006, uno dei giovani ristoratori europei. Sì, uno da 4 anni ormai, molto, con grande orgoglio indosso questa giacca dei Jeunes Restaurateurs d'Europe. Sono molto felice, come diceva appunto Marco, abbiamo un grande rapporto io e lui, il presidente, e niente, noi cerchiamo di fare tutto con grande passione, siamo assieme, ci vediamo spesso e siamo molto uniti tra di noi. Al Porticciolo a Lecco, per cui siamo verso le montagne, però c'è anche il lago di mezzo. Che tipo di cucina propone? Pesce di mare. Chef Roberto Folcia, una serie di dolci coloratissimi. Esatto, come vedete prima il cliente compra con l'occhio e poi assaggia e compriamo il cliente, diciamo, col gusto. Qui abbiamo fatto vedere diversi tipologie di torte, di mini finger che abbiamo prefatto prima, le abbiamo fatte con
li abbiamo surgelati con il nostro Vision, l'ultimo battitore della cold line, dove possiamo surgelare a meno 40 senza andare a rovinare il prodotto poi quando andiamo a decongelarlo. In poche parole, la nuova tecnologia ci aiuta molto a preparare tante cose prima per portarci avanti quando è il momento del servizio. A Ristorespo si trovano anche le bollicine, bollicine di qualità italiane e francesi. Ilaria Marcheselli, voi siete importatori di che cosa? Sì, io lavoro per Partesa e sono una specialista vino sulla zona della Lombardia di Milano. E Partesa ha una carta vino ormai molto importante in Italia e in particolar modo con la Francia lavoriamo con Drapier, una maison francese che importiamo e distribuiamo ormai da quasi 20 anni.